Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'Agenda della Salute, il format di Rete Sole dedicato alla sanità che è, come abbiamo... Già spiegato, è da poco ripartito dopo essere già stato proposto nel corso della stagione televisiva 2018-2019. Una trasmissione che va in onda in contemporanea nel Lazio, in Umbria e in Bassa Toscana, rispettivamente sui canali 87-13. E 117 del digitale terrestre, trasmissione che come eh, di fatto tutta la programmazione di Rete Sole eh, si può vedere in streaming sintonizzandosi sul sito eh, www retesole.it. Eh, eh, come eh, abbiamo eh, già eh, spiegato nelle puntate eh, precedenti, vista l'attuale emergenza sanitaria eh, condizionata dalla diffusione eh, in tutto il territorio eh, del Covid, almeno eh, da qui a fine stagione eh, quindi fino all'estate prossima questa seconda stagione dell'agenda della salute sarà caratterizzata da interviste eh, effettuate in via eh, telematica, quindi eh, rispetto a, a qualche anno fa. Non avremo modo nei prossimi mesi di andare negli ospedali, quindi intervistare di persona, i medici, gli specialisti. E quindi anche la puntata odierna è frutto di un collegamento in via telematica. E quest'oggi, in questa puntata che è dedicata all'Alzheimer, abbiamo in collegamento il dottor Fabrizio Piras, che è psicologo e dottore di ricerca in neuroscienze cognitive presso la Fondazione. Eh, Santa Lucia Irx eh, di Roma. Eh, il dottor Piras, è già in collegamento, lo vedo e quindi vado, vado subito a salutarlo. Eh, buonasera, dottore, e intanto eh, grazie per la disponibilità. Buonasera, grazie a lei per l'invito e eh, un saluto a tutti gli spettatori. Dunque, eh, ritenuta la forma di demenza degenerativa progressivamente invalidante, più comune. La malattia o morbo di Alzheimer colpisce ogni anno decine di migliaia di persone solo in Italia, dove ci sarebbero più di 600.000 persone malate. Chiedendole di presentarci un po' più nel dettaglio questa patologia, le chiedo anche quanto e per quale motivo sia importante la diagnosi. Dunque, ehm, la malattia di Alzheimer è una malattia eh, neurodegenerativa. Eh, che ha alcune eh, caratteristiche neurobiologiche molto peculiari, eh, come, ad esempio, l'accumulo eh, di placche formate da eh, una proteina che si chiama eh, beta amiloide all'interno del cervello e di grovigli neurofibrillari di una eh, proteina invece eh, che si chiama tau, sempre eh, all'interno del sistema nervoso centrale. Ehm, C'è evidenza che eh, gli eventi neuropatologici eh, inizino eh, parecchi anni prima delle manifestazioni cliniche manifestazioni cliniche che sono soprattutto sul versante cognitivo quindi la perdita di capacità cognitive soprattutto la perdita di eh, della memoria ma non soltanto quindi disturbi anche per esempio nel linguaggio eh, nelle capacità attentive eh, nel, nelle capacità di eh, ragionamento eh, astratto eh, ma anche disturbi comportamentali eh, ad esempio eh, ansia depressione apatia insomma non soltanto versante cognitivo anche versante eh, quello che noi chiamiamo neuropsichiatrico eh, la diagnosi eh, è precoce è molto importante proprio per questo, perché gli eventi appunto neuropatologici iniziano anni prima, quindi intervenire eh, quando appunto c'è cioè già evidenza eh, di de, danno eh, neuronale è molto importante perché ovviamente questo permette eh, di eh, intervenire un pochino prima e di rallentare un, un po' il eh, progresso della malattia. Chiarissimo, che tipo di cure eh, abbiamo a disposizione per tentare di contrastare eh, una malattia che, dati alla mano, si, si manifesta in prevalenza eh, dopo i 65 anni e eh, che colpisce eh, maggiormente le donne rispetto agli uomini, almeno in percentuale? Dunque, questo è un po' il lato oscuro di, di questa malattia. Il problema eh, principale è che ah, allo stato attuale. Non abbiamo una cura uh, per la malattia eh, di Alzheimer. E gli unici farmaci eh, che sono uh, a disposizione attualmente, in questo momento, eh, sono mh, eh, dei farmaci che agiscono sul metabolismo di alcuni eh, neurotrasmettitori, come eh, l'acetilcolina, eh, per esempio, che è un neurotrasmettitore. Eh, trasmettitore eh, eh, eccitatorio. Eh, sono però farmaci che vengono definiti farmaci sintomatici, cioè non sono farmaci che eh, curano eh, la malattia, ma servono un pochino soltanto a eh, contrastare eh, i sintomi eh, della malattia. I farmaci che vengono definiti invece disease modifying, cioè quelli che vengono, quelli che eh, hanno proprio un impatto neurobiologico sulla malattia, a questo al momento attuale ancora eh, non sono eh, disponibili. Eh, pochi mesi fa, eh, l'FDA, che sarebbe l'organo americano che eh, regola l'approvazione eh, dei farmaci, ha approvato appunto eh, un, eh, un farmaco, eh, definito eh, Aducanumab, eh, che eh, sembra eh, essere efficace eh, dal punto di vista neurobiologico. Il principio è una. una anticorpo monoclonale. Il principio è togliere all'interno del cervello l'accumulo appunto di beta amiloide in modo tale appunto da ripulire il cervello di questa, da questa proteina che appunto è alla base eh, dei danni eh, neuronali eh, nella malattia di Alzheimer. Purtroppo questa, eh, questo farmaco ancora, l'efficacia di questo farmaco ancora non è chiarissima, tant'è che ci sono state una serie di polemiche eh, successive all'approvazione di questo farmaco, però la strada molto probabilmente è quella e nei prossimi 4-5 anni è possibile che siano disponibili sul mercato appunto dei farmaci definiti appunto disease modifying, cioè che impattano proprio dal punto di vista neurobiologico sulla malattia. Bene, speriamo allora eh, ci siano dei passi avanti importanti in tal senso eh, anche in tempi se vogliamo brevi. Eh, a proposito di numeri e di dati, eh, sappiamo che in Europa l'Alzheimer eh, rappresenta più del 55% di tutte le demenze eh, oggi conosciute. Detto questo si può parlare di prevenzione per l'Alzheimer, come si muove la medicina in questo senso? Eh, bene, questo invece è se il, il lato farmaci appunto il lato oscuro da un attimo questo è il lato un pochino più chiaro eh, perché eh, negli ultimi almeno vent'anni eh, si è fatto molto in questo senso vent'anni fa parlare di prevenzione dell'Alzheimer eh, era eh, diciamo ancora facciamo un pochino ridere <ride> come, eh, come concetto oggi sappiamo che non è così eh, in effetti eh, diverse forme di demenza tra cui la malattia di Alzheimer eh, hanno dei fattori di rischio che sono immodificabili, l'età su tutto, su tutti ovviamente anche eh, la componente genetica, ma ci sono un'altra serie di fattori di rischio, soprattutto legati agli stili di vita, eh, che invece eh, sono modificabili, sui quali si può intervenire per fare sia prevenzione primaria che eh, prevenzione eh, secondaria. Questi fattori di rischio sono in qualche modo eh, quelli, eh, gli stessi eh, fattori di rischio per le malattie eh, cardiovascolari. Eh, quindi eh, l'avere eh, ipertensione, per esempio, o dislipidemie, eh, o, o anche la scarsa, lo scarsa attività fisica, eh, la scarsa attività cognitiva, eh, eh, insomma lo scarso impegno sociale, coinvolgimento sociale. Sono tutti fattori di rischio eh, che si sommano a quelli ovviamente non modificabili, ripeto, l'età e la, la componente genetica, eh, ma che possono appunto essere modificati nel corso della vita per ridurre eh, il rischio, appunto, di sviluppare. Eh, la malattia di Alzheimer o anche altre forme di demenza. Le chiederei ehm, di illustrarci a questo punto eh, come viene organizzata di norma una visita presso la Fondazione Santa Lucia per accertare che un paziente sia affetto eh, da Alzheimer. Eh, le chiedo anche se chi si reca da voi ha di base già effettuato eh, come dire, delle visite preliminari. Beh, questo è, molto, questo è molto variabile, non si può dare un quadro definitivo che valido per tutti i pazienti. Eh, in linea di massima, eh, nel nostro CDCD, eh, CD, cioè Centro per Disturbi Cognitivi e Demenze, eh, i pazienti possono arrivare in prima visita o anche successivamente a altre visite specialistiche già fatte. Eh, diciamo che l'organizzazione è eh, grossomodo questa: eh, vengono fatti dei test cognitivi per capire appunto lo stato eh, cognitivo attuale del paziente, poi invece delle eh, visite con uno specialista che può essere un neurologo oppure uno psichiatra oppure un geriatra, sono queste le tre figure mediche eh, che possono gestire un CDCD, -cd. eh, innanzitutto per capire se il disordine cognitivo lamentato dal paziente e riferito anche, confermato anche dai eh, parenti, eh, può essere ricondotto a, a problemi non di natura eh, neurologica. Eh, come per esempio a vitaminosi, ecco, eh, può succedere questo, eh, per cui capire appunto se stiamo parlando di una malattia neurodegenerativa o di un, una problematica un pochino più periferica eh, sulla quale eh, appunto si può eh, intervenire. Quindi poi ci sono una serie di esami strumentali, come per esempio eh, la eh, risonanza magnetica. Eh, oppure esami che eh, servono a quantificare eh, la, la presenza, eh, come dicevamo prima, della beta amiloide o della eh, proteina tau eh, con una puntura lombare, ad esempio, oppure una, un esame PET che serve appunto a quantificare eh, la presenza, quindi confermare o eh, in qualche modo eh, disconfermare la presenza. Di questi eventi neuropatologici per poter capire se questo disordine cognitivo è primariamente eh, di natura eh, neurodegenerativa, ma ci possono essere anche casi in cui. La patologia neurodegenerativa si somma a quella, per esempio cerebrovascolare, eh, per cui si hanno forme miste eh, appunto di, eh, di demenza. Quindi esami strumentali che servono a eh, quantificare eh, questi aspetti. Poi ci sono dei follow-up: cioè i pazienti vengono seguiti nel tempo, ogni sei mesi o ogni anno, eh, in modo da eh, aggiustare la terapia eh, farmacologica e, e capire, eh, tracciare una traiettoria del decorso. Della malattia, sia dal punto di vista cognitivo, dal punto di vista clinico e anche dal punto di vista eh, funzionale, perché ricordiamocelo: eh, la malattia di Alzheimer ha come evento finale quello della perdita totale di autonomia, che poi è il, il problema principale. Perdita totale di autonomia del paziente, e quindi appunto queste visite servono appunto a monitorare il paziente e anche dare un feedback ai caregiver, cioè ai familiari eh, dei pazienti che sono primariamente coinvolti, ovviamente in questa patologia e appunto delineare quello che è il decorso clinico del paziente. Perfetto, tutto, tutto molto chiaro. Allora ancora numeri, perché fino a pochi anni fa si stimava che in tutto il mondo le persone colpite da demenze fossero almeno 46 milioni, di queste almeno il 50-60% affette proprio da Alzheimer. Ecco, si può parlare di soggetti a rischio per quanto riguarda questa malattia e le chiedo anche a questo punto quanto conta il fattore ereditario? Allora, ehm, sì, si può parlare assolutamente di soggetti a rischio. Eh, il fattore ereditario eh, conta. Oh, innanzitutto ci sono forme, quelle che vengono definite familiari cioè a trasmissione genetica, eh, puramente genetica, eh, ma sono molto rare. Eh, e in Italia più o meno le famiglie eh, eh, che presentano queste caratteristiche genetiche eh, si conoscono un pochino tutte, insomma, proprio perché il, eh, il numero dei pazienti è davvero relativamente basso, eh, mentre invece ci sono anche... Che altri fattori di rischio genetici, come per esempio essere portatori di un doppio allele su un gene che si chiama eh, Apoepsilon 4, eh, che aumenta il rischio di eh, sviluppare eh, la malattia di Alzheimer, anche se ovviamente non è. Tutto, insomma quindi essere un portatore di un doppio allele su questo gene aumenta il rischio di un 20-30% insomma quindi non è tutto però ci sono tantissimi altri fattori di rischio ne parlavamo prima no quelli diciamo non genetici modificabili in qualche modo e quindi è possibile dire se una persona è a rischio di sviluppare malattia di Alzheimer eh, incrociando tutti quanti i dati, quindi la familiarità sicuramente, l'età, la, la predisposizione, l'età, ma anche eh, quei fattori di rischio eh, cardiovascolari eh, che ci possono dire che questa persona può avere un rischio maggiore di sviluppare. Demenza rispetto a un'altra persona. Esistono anche delle app che fanno questo, eh, per cui mettendo in queste app una serie eh, di, eh, di dati e di abitudini rispetto al movimento, al fumo, eh, insomma, eh, queste app calcolano il, il rischio eh, di sviluppare una forma di decadimento cito di demenza nei prossimi 3, 4, 5 anni. Ovviamente, sempre eh, informazioni che vanno prese. Ovviamente con le pinze, ma sono comunque app sviluppate da ricercatori eh, in, in questo settore. Arriviamo a questo punto al, al sesto micro tema, se vogliamo, di. Di questa nostra puntata, eh, che è quello eh, relativo ai farmaci. Lei già in una delle sue precedenti risposte ci ha anticipato qualcosa, ci ha detto anche qualcosa di molto interessante riguardo i farmaci. Ecco, le chiederei qualcosa in più riguardo eh, la somministrazione nell'ambito eh, di una eh, terapia legata al tentativo di cura eh, proprio dell'Alzheimer. Allora, eh, sicuramente, eh, eh, come dicevamo prima, esistono appunto eh, le uniche due classi ehm, eh, di eh, farmaci che possono essere eh, somministrati eh, nella malattia di Alzheimer, che sono gli inibitori dell'acetilcolina, eh, dell cetilcolina, della esterasi, in realtà, e ehm, eh, la memantina eh, sono gli unici due eh, farmaci. Il primo viene dato in forme lievi o moderate, il secondo in forme moderate, moderate e gravi, eh, che hanno appunto mh, un, il, il senso di eh, ridurre un pochino la sintomatologia eh, eh, dei pazienti. Esistono però all'altra anche dei, eh, eh, dei farmaci che servono a contrastare i sintomi, quelli che diciamo prima, i sintomi comportamentali come per esempio l'agitazione, eh, forme di psicosi che possono purtroppo essere eh, presenti in eh, pazienti affetti da questa patologia. Eh, insomma, mh, farmaci che servono uh, a, a, per esempio, modulare il tono dell'umore eh, eh, di questi pazienti e, e che appunto possono essere somministrati eh, insieme ai farmaci, ai due, le due classi di farmaci che possono essere prescritti nella eh, malattia di Alzheimer. Chiarissimo. Arriviamo adesso invece alla settima domanda di, di questa intervista che per l'impostazione di base del, del format coincide sempre con la chirurgia. Chirurgia che tuttavia, per, almeno per la cura dell'Alzheimer, non è prevista per il momento. C'è però a suo avviso la possibilità che un domani venga introdotta? Beh, allora, la ricerca non è molto diretta in questo senso. Eh, mentre altre eh, patologie neurodegenerative, mi viene in mente eh, in prima istanza la malattia di Parkinson, eh, prevede eh, una componente eh, neurochirurgica, soprattutto l'impianto di stimolatori. Eh, che si definiscono eh, deep brain stimulation, quindi sono eh, appunto dei, eh, degli stimolatori che vengono impiantati in maniera profonda all'interno del cervello, che servono a dare un impulso elettrico in alcune aree eh, cerebrali eh, nella malattia di Parkinson, per esempio, deputate al eh, movimento. Ehm, quindi questo per la malattia di Parkinson esiste, per la malattia di Alzheimer eh, no, è stato fatto in passato. Uh, sono stati fatti dei lavori, uh, delle cerche per tentare di capire se potesse essere appunto una... Una valida eh, alternativa. Qualche anno fa, credo almeno mh, eh, vado a memoria, eh, una decina di anni fa, eh, sono stati pubblicati eh, eh, dei lavori che sono stati portati avanti alla John Hopkins University negli Stati Uniti eh, di appunto impianti di, di, di eh, sistemi di deep brain stimulation all'interno del cervello di pazienti con malattia di Alzheimer. I risultati, però, sono stati negativi, cioè eh, questi pazienti non hanno avuto nessun beneficio clinico. Quindi, questa linea di ricerca che

è un po' eh, diciamo in, in, di secondo ordine, non, non viene portata eh, molto avanti, si porta invece avanti la ricerca dal punto di vista neurobiologico per capire se appunto i nuovi farmaci, farmaci di nuova generazione, possono, essere, possono avere un effetto eh, benefico eh, in questi pazienti, eh, diciamo che negli ultimi anni molti eh, trial clinici su questi farmaci sono falliti, ultimamente invece c'è un pochino una ripresa, sono stati anche introdotti nuovi farmaci, noi stessi in fondazione partecipiamo a molti di questi trial clinici quindi la speranza è che nei prossimi anni la ricerca ci conduca a, a appunto, buoni risultati e che si possano dare buone notizie ai pazienti e ai parenti dei pazienti tutto molto chiaro ci avviamo verso la fine di questa nostra intervista ancora tre domande prima di salutarci dunque fino a poco tempo fa si stimava un'aspettativa di vita dai 3-9 anni per i soggetti malati di Alzheimer. Ma al di là di questo aspetto, gli studi più recenti che cosa sono riusciti a farci scoprire? Dunque, ehm, l'aspettativa di vita, ehm, insomma, grazie anche al eh, cambiamento delle pratiche cliniche, un pochino si è eh, estesa eh, in, eh, in questi pazienti. Eh, diciamo questo, la gestione eh, del eh, paziente è migliorata molto, eh, è migliorata anche la fase di eh, come diciamo prima di diagnosi precoce, quindi eh, ad oggi pazienti con eh, eh, malattia di Alzheimer vengono individuati molto prima anche perché sono disponibili eh, una serie di strumenti eh, eh, clinici all'avanguardia diciamo prima appunto la cultura lombare o eh, la, eh, la PET eh, la risonanza magnetica insomma quindi è possibile e poi c'è anche ovviamente molta eh, eh, più eh, sensibilizzazione dell'opinione pubblica quindi le persone sanno eh, Grosso modo, eh, quello che succede all'interno di una malattia del genere, eh, per cui la gestione eh, eh, clinica è migliorata e questo ha permesso anche eh, ovviamente un allungamento dei tempi eh, eh, di, di appunto, gestione di questa malattia dei pazienti eh, ovviamente eh, questo purtroppo non è sempre una buonissima notizia eh, perché ovviamente eh, il, nelle fasi eh, più avanzate eh, di malattia come dicevamo prima il paziente perde eh, un po di eh, capacità di funzionalità di indipendenza eh, ovviamente eh, per cui maggiore il numero di anni vissuti con la malattia ovviamente e maggiore è eh, il costo sia in termini eh, puramente economici purtroppo questo bisogna dirlo ma anche in termini affettivi se pensiamo ai parenti eh, dei pazienti che vivono, insomma le persone che stanno vicino ai, ai pazienti che ovviamente devono eh, eh, portare avanti eh, questa gestione di questa malattia per diversi anni. Che tipo di consigli si possono dare ai nostri telespettatori riguardo una patologia così complessa? Magari ci sono dei sintomi particolari che devono indurre le persone a sottoporsi a delle visite specialistiche? Allora, dunque, bisogna fare una piccolissima premessa. Ehm, dicevamo prima: non esiste soltanto nelle varie forme di demenza, non esiste soltanto la malattia di Alzheimer, esistono altre eh, forme di demenza eh, che hanno un esordio eh, clinico eh, diverso dalla malattia di Alzheimer. Lo sappiamo tutti: il disturbo di memoria è una delle prime avvisaglie nella malattia di Alzheimer, ma non è l'unica. Perché sappiamo anche che disturbi di linguaggio, per esempio, possono essere in qualche modo eh, ricondotti a un esordio eh, di malattia di Alzheimer. Esistono però anche altre forme di demenza che hanno eh, un esordio subdolo anche dal punto di vista dei sintomi, no? eh, Ad esempio, esiste una forma di demenza che è la eh, demenza frontotemporale, soprattutto nella sua variante comportamentale, che ha come esordio quello di eh, avere disturbi comportamentali, quindi rabbia, eh, eh, diciamo, un, un, uno. Scarso controllo degli impulsi. Esistono anche altre forme più rare, come ad esempio l'atrofia la, uh, corticale posteriore, che esordisce con dei disturbi visivi. I pazienti affetti da uh, questa eh, patologia, ad esempio, perdono moltissimo tempo perché i primi due anni se ne vanno in visite oculistiche proprio perché si pensa che il problema sia di natura, eh, di natura visiva. Eh, invece, il problema è eh, centrale, cioè eh, un deoperamento, una atrofia delle aree cerebrali che servono all'elaborazione delle informazioni visive che causano appunto disturbi di natura eh, visiva che non vengono però primariamente ricondotti a un disturbo neurodegenerativo. Insomma, quindi ci sono diversi sintomi che possono essere in campanello d'allarme la memoria lo conosciamo lo sappiamo tutti quanti eh, ma anche altri eh, altri sintomi ripeto eh, comportamentali o anche eh, di natura di natura percettiva insomma queste sono tutte le avvisaglie eh, di cui le persone devono essere eh, consapevoli perché appunto se iniziano sintomi di questo tipo qui eh, bisogna ovviamente affidarsi a uno, eh, a uno specialista, ce ne sono tanti sul territorio eh, italiano, a cui affidarsi in, in modo tale da poter fare una diagnosi precoce. Ultima domanda prima di chiudere, dottor Piras. Sempre pensando all'Alzheimer, che cosa prevede invece per il futuro? Ad esempio si assisterà ad un aumento sempre maggiore dei casi oppure magari la medicina sarà in grado un domani di, di garantire delle terapie più efficaci? Allora, ehm, questo aspetto è molto interessante. Eh, dunque, tutte le previsioni parlano ovviamente di eh, un aumento eh, dei casi, anche legati al, al, all'invecchiamento della popolazione, ovviamente. L'aspettativa di vita aumentata, questa è una patologia legata all'invecchiamento quindi ovviamente aumenteranno i casi però c'è da dire questo che ultimamente si è capito che le previsioni fatte 30 anni fa 20 anni fa sono state molto riviste cioè mentre 30 anni fa si pensava appunto a un aumento di un certo tipo questo aumento soprattutto nei paesi industrializzati occidentali questo aumento non c'è stato o almeno non è stato così evidente come si era pensato eh, inizialmente. E questo perché? Perché sappiamo, e l'abbiamo detto anche precedentemente, ci sono una serie di fattori di rischio eh, eh, modificabili, eh, per cui la ricerca e anche la comunicazione negli ultimi anni è stata molto efficace da questo punto di vista. Quindi le persone sono consapevoli che eh, mangiare molti grassi, soprattutto saturi, carne rossa, non fare attività fisica, insomma non fa bene al cuore, non fa bene al nostro corpo in generale e ovviamente questo ha anche un'incidenza sulla eh, malattia di Alzheimer o su forme di decadimento cognitivo. Quindi eh, tutte le attività di prevenzione che sono state fatte negli ultimi anni hanno portato appunto a una diminuzione eh, dell'incidenza rispetto a quello che eh, si era previsto eh, 30 anni fa, però questo è vero nei paesi eh, occidentali e nei paesi industrializzati, ancora non è vero eh, nei paesi in via di sviluppo, lo diventerà. Nei prossimi anni, insomma, quindi il futuro è eh, un pochino più roseo di quello che eh, si pensa, eh, e poi c'è sempre la prospettiva farmacologica, cioè speriamo che eh, verranno immessi nel mercato eh, dei farmaci eh, che possano. Curare questa patologia. Anche su questo devo dire una piccola cosa: la ricerca in questo senso si, è sempre, si sta spostando sempre di più verso le fasi molto precoci della malattia, proprio perché sappiamo che queste terapie, malgrado siano, diciamo, dal punto di vista neurobiologico efficaci, cioè fanno quello che dovrebbero fare, ad esempio, eliminare la beta amiloide dal cervello, purtroppo però. Se date in fasi molto avanzate di malattia, questo non si traduce in un vantaggio clinico, cioè il paziente continua a peggiorare clinicamente come se, eh, appunto, eh, 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 l'effetto di questo farmaco non ci fosse stato. Quindi si sta tutta la ricerca spostando verso le fasi molto precoci eh, di malattia in modo tale da eh, riuscire a dare il farmaco quando ancora i sintomi non sono emersi o sono ancora. Eh, diciamo eh, talmente esigui da non avere un impatto funzionale. Per questo, di nuovo, eh, è molto importante una diagnosi precoce anche in prospettiva eh, futura eh, farmacologica. Bene, è davvero tutto. Dottor Piras, eh, dobbiamo chiudere. Io la ringrazio tanto per questa bella intervista, è stato davvero un piacere eh, sentire le sue eh, valutazioni. Eh, detto questo, l'augurio di un buon lavoro. Grazie, grazie a voi e spero che sia stato interessante. E ringraziamo nuovamente il dottor Fabrizio Piras, lo abbiamo detto in apertura ma lo ricordiamo ancora, psicologo e dottore di ricerca in neuroscienze cognitive presso la Fondazione Santa Lucia IRCS di Roma, ringraziamo anche tutti voi che ci avete seguito, che avete seguito questo nuovo appuntamento con il format di Rete Sole l'agenda della salute, prima di salutarvi i, vi ricordiamo i nostri principali eh, riferimenti, quindi eh, partendo dalla mail, l'indirizzo di posta elettronica tramite il quale iscriverci è eh, e poi ci sono i social network, eh, ve li ricordiamo sempre, e perciò Facebook, Twitter ed Instagram. Facebook, eh, per Facebook c'è un doppio account, Red Sole Lazio e Red Sole Umbria, poi anche Twitter ed Instagram, in quel caso eh, l'account è... Eh, Rete Sole Tv scritto tutto minuscolo eh, tutto attaccato. Mi raccomando, seguiteci anche lì eh, nel caso in cui vogliate eh, essere eh, maggiormente aggiornati rispetto a quelle che sono le attività, eh, anche la programmazione della nostra emittente. È davvero tutto, eh, di nuovo grazie per averci seguito. L'appuntamento si rinnova la prossima eh, settimana e eh, a questo punto non mi resta che augurarvi un buon proseguimento eh, con la programmazione di. Arrete sole. Arrivederci.